cari amici cinefili dei film da vedere, benvenuti, io sono sempre Mattia e vorrei parlarvi di un film francese del 2013, La vita d'Adèle, in versione originale La vie d'Adèle, del regista tunisino Abdellatif Kechiche. Scusate la pronuncia, forse non è delle migliori. Comunque sia, questo film ha vinto la Palma d'Oro a Cannes proprio nel Festival del 2013, quindi è chiaro che stiamo parlando di un film di assoluto spessore, di grande livello. Del resto, Kechiche è un regista che ha poco da invidiare, secondo me, ai migliori della sua generazione. Quindi ha lo stesso Lars von Trier, magari, o altri più conosciuti di lui a livello europeo. Anche perché è un regista molto esigente, molto attento ai dettagli. Ho letto alcune dichiarazioni delle attrici che hanno lavorato con lui, hanno detto che veramente è complicato perché è proprio molto esigente. E questo si nota nelle inquadrature, nella fotografia, nel livello della regia, nelle interpretazioni quasi perfette, proprio perché lui ha a chiedere molto ai suoi attori, agli attori con cui lavora, e questo alza ovviamente il livello generale del film. Questa pellicola è molto lunga, dura all'incirca 3 ore, però non è assolutamente, non risulta né lenta né difficile da seguire, anzi scorre via abbastanza velocemente. E addirittura alla fine, quando l'ho vista, mi è sembrato che fosse quasi incompiuta, anche se non lo è. Ho avuto questa propria sensazione di pellicola un po' incompiuta, però dopo riflettendoci assolutamente non lo è. È un grandissimo film. Che il cui tema principale possiamo dire è sicuramente l'amore. La trama, ve la racconto molto brevemente cercando di evitare qualsiasi tipo di spoiler, comunque parla della protagonista, questa Adèle, che frequenta l'ultimo anno di un liceo nella città francese di Lille. All'inizio sembra avere qualche problema a rapportarsi con l'altro sesso e un giorno, passeggiando per la strada, viene folgorata praticamente da una ragazza, Emma, una ragazza con i capelli blu. Tra le due scoppia subito una scintilla che divampa presto in fiamma, quindi una relazione, iniziano questa relazione molto intensa, focosa, anche marcatamente sessuale. Ci sono diverse scene di sesso esplicito, molto anche prolungate nel tempo, ma che ho trovato assolutamente raffinate, anche qui mai morbose o volgari, e sono veramente scene esplicite, poi le potrete vedere anche voi nel film. Comunque appunto sempre molto ben girate, appunto mai esageratamente volgari. Da segnalare sicuramente anche le interpretazioni veramente ottime da parte di tutto il cast, e soprattutto l'interpretazione della protagonista, Adèle Exarchopoulos, mi sembra, scusate la pronuncia, anche qui non è delle migliori, una ragazza giovanissima, classe 1993, che ha veramente dato una prova di sé veramente ottima, che mi ha lasciato di stucco. Un'altra cosa che ci terrei a dire è che è un film che parla di amore, una grandissima storia di amore, passionale, intenso, ma non amore omosessuale. Non lasciatevi fuorviare, almeno questo è il mio consiglio, dal fatto che le protagoniste siano due donne. Non è un film che parla del mondo lesbico, niente di tutto ciò. È semplicemente una storia d'amore, una grandissima, bellissima storia d'amore che vi colpirà, secondo me riuscirà a arrivare fino nel profondo, e il fatto che le due protagoniste siano entrambe delle donne risulta assolutamente un dettaglio secondario. Quindi per tutto questo io vi consiglio La vita d'Adèle del 2013 di Abdellatif Kechiche, film tra l'altro tratto da un fumetto, il blu è un colore caldo. Buona visione come sempre da Mattia e da tutto lo staff dei film da vedere.